meditazione. Infatti. In questi anni la nostra amministrazione ha introdotto nel nostro comune un paio di grandi innovazioni, sia culturali sia tecnologiche. La prima riguarda l'attivazione di uno sportello definito Ponto Più. Questo sportello attiva qui presso la sede comunale tutta una serie di operazioni non facendo rivolgere l'utente altrove, quindi semplificandogli la vita. Per quanto riguarda la seconda innovazione, che è senz'altro di una grande varietà culturale, il nostro comune a partire dall'inizio di questo anno ha attivato il servizio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, che è di circa 23.500 abitanti residenti, con il sistema del bidoncino, e già attualmente la raccolta differenziata raggiunge circa il 90% del totale. Allora, rispetto alle innovazioni che il Comune di Fucecchio ha fatto negli ultimi anni, una è legata alla newsletter, sia cartacea che via email, che una volta al mese, ora una volta 15 giorni, quella via email raggiunge alcuni cittadini del Comune informandoli di ciò che il Comune sta facendo e delle iniziative che ci saranno in quel periodo. L'altra innovazione, secondo me, che ha caratterizzato gli ultimi anni il Comune di Fucecchio è Estate in Comune, che è un progetto che riguarda giovani del Comune di Fucecchio che durante il periodo estivo possono svolgere una specie di lavoro all'interno degli uffici del Comune o dei servizi del Comune con un piccolo contributo, e questo permette ai giovani di avvicinarsi all'amministrazione comunale. Innovazioni pubbliche che mi hanno migliorato la vita. Beh, certamente, se non in modo diretto a me, una innovazione che ritengo fondamentale, specialmente per le persone anziane, è la possibilità di usufruire, quando questo è possibile, dei farmaci senza il farmaco libero, quindi basato sul principio attivo della farmacologia, dove non si paga però il diritto di registrazione da parte della casa madre che ha brevettato quel certo prodotto. Ok, allora buon proseguimento. Ciao, alla prossima. Sempre un bacione da Jessica che mi dice. Ok, grazie. Ciao. Piacere del piccolo futuro. Piacere tutto mio. Quello che speriamo sia il futuro, cioè quello su cui l'amministrazione intende investire e hai già iniziato ad investire, servizio sul web, quindi servizio attraverso il nostro sito. Stiamo a Santa Maria del Monte e il Cammino di Santiago ci perseguita perché siamo gemellati, ed è veramente, in spagnolo si dice hermanamento, con Rabé de la Calzadas e Tardacos, due città sul Cammino di Santiago. Un saluto a los hermanos y hermanas pellegrinos. Per quello che invece è un'innovazione che potrebbe riguardare il futuro, io stamattina ho sentito una buona cosa a Fucecchio, che oltretutto è anche molto vicino a dove io abito, cioè a Montecatini Terme, e si parlava di raccolta differenziata porta a porta. Mi è sembrato che nei tempi e nei modi prospettati in quel territorio possa essere una cosa effettivamente valida. Altro bastone. L'altro era quasi finito ed è finito sul treno. Ah, te lo sei dimenticato sul treno? Lui ha voluto. Ah, ho capito. Le persone hanno un'anima propria. Sapeva che sarebbe arrivato un altro camminante. E l'ha fatto apposta perché oggi era pianeggiante, ma avrebbe appesantito. Siamo arrivati vivi a Buti. Allora.